Di che cosa parliamo dunque oggi? Oggi parliamo dei problemi dell'evaporazione e della traspirazione. Ci sono vari aspetti che coinvolgono l'evaporazione e la traspirazione e tutti questi aspetti coinvolgono le tre equazioni principali di conservazione della massa, dell'energia e della quantità di moto. Nel caso della traspirazione c'è un elemento in più che è la fisiologia delle piante, e nel caso dei suoli c'è il comportamento dei mezzi porosi da considerare. Noi partiremo dalla quantità di moto. Infatti, i moti con cui abbiamo a che fare sono moti turbolenti. E quindi dovremo trovare uno schema semplice per descrivere la turbolenza, e questo sarà il nostro primo passaggio. Attraverso queste arriviamo alla legge di trasporto turbolento di quello che è chiamato calore latente, cioè l'evapotraspirazione, e del calore sensibile, che sono conosciute come la legge di Dalton, e la legge di trasporto del calore sensibile. Queste ci serviranno come base per ricavare le successive equazioni che ci permettono di determinare sia la traspirazione che il trasporto di calore sensibile, la variazione di temperatura e la variazione di umidità con l'aria. Questo tipo di equazioni di sistema è stato risolto per la prima volta da Penman nel 1948 attraverso una specie di trucco che noi andremo a verificare. Monteith nel 1965 ha generalizzato la legge di Penman, e nel 2017 Szymanski e Orr hanno corretto la loro soluzione. Noi useremo la formula di Szymanski e Orr che andremo a discutere, quindi o oggi o la volta prossima. Andremo poi alla fine a discutere in maniera separata l'evaporazione dei suoli e la traspirazione delle piante. Questo perché i due fenomeni hanno delle modalità differenti di realizzazione. In particolare i suoli evaporano l'acqua che hanno dentro a pieno ritmo fino alla fine di una certa fase, e poi l'evaporazione decade in forma più o meno esponenziale. Per quanto riguarda le piante, invece, come avevamo già del resto
accennato prima, il problema sarà quello di capire qual è l'influsso della fisiologia delle piante in risposta al processo di fotosintesi di cui la traspirazione è parte integrante.